Allora, buongiorno, ringrazio innanzitutto i colleghi dell'ISFRA per averci invitato a presentare questo, diciamo, primo approccio al fitoscreening in Italia. Le tecniche di fitoscreening si basano essenzialmente sulla capacità dell'apparato radicale degli alberi di assorbire i contaminanti che sono disciolti e trasportati dalle acque di infiltrazione piuttosto che dalla falda e dal soil gas. Dopodiché queste sostanze possono migrare attraverso il tronco grazie al trasporto della linfa, raggiungere quindi la chioma. Il fitoscreening è un metodo estremamente rapido, economico, con un basso impatto ambientale ed è stato applicato con successo in siti contaminati in America e in Europa a partire dalla fine degli anni 90. Questo prevede l'individuazione dei composti organici volatili, in particolare tetracloro e tricloro, di cui parlavamo prima, attraverso l'analisi del tronco degli alberi. Le principali applicazioni del fitoscreening sono quelle di definire, completare il quadro dell'indagine di un'area contaminata o di un'area di cui non si conoscono lo stato iniziale, diciamo lo stato di base della se presente o meno una contaminazione, oppure monitorare l'andamento della bonifica nell'ambito anche delle fitotecnologie. È stato anche utilizzato per definire la cronologia di eventi di contaminazione anche a fini legali. Il nostro distretto, il distretto provinciale di Chieti, ha avviato dal 2012 attività di fitoscreening con l'intenzione di individuare metodiche che fossero supplementari e alternative a quelle che vengono utilizzate classicamente per la caratterizzazione e il monitoraggio sitospecifici. A tal proposito abbiamo, sulla base delle esperienze maturate, abbiamo predisposto un protocollo operativo per le attività di fitoscreening, che è base, diciamo, come base iniziale per attivare questo tipo di controlli, e oltre a presentarvi i contenuti di questo protocollo, vi illustrerò anche un caso studio nel quale abbiamo attivato, diciamo, tutte le varie metodiche che sono proposte nel protocollo. Protocollo che è stato inserito all'interno del piano della caratterizzazione predisposto dall'ARTA per le aree pubbliche all'interno del SIN di Bussi sul Tirino, di cui vi ha prima parlato il professor Gaggini, e in particolare abbiamo inserito lo studio dei tronchi d'albero in corrispondenza dei transetti fluviali. In particolare sui transetti, quindi oltre alla caratterizzazione chimica ed ecotossicologica dei sedimenti delle acque superficiali, lo studio del biomonitoraggio dei macroinvertebrati, abbiamo inserito anche lo studio della caratterizzazione dei tronchi d'albero. L'obiettivo del protocollo è quello di standardizzare le modalità operative di campionamento e analisi del tronco e del gas in vivo. Le precauzioni per effettuare il campionamento sono quello di, innanzitutto, di selezionare individui che non abbiano danni fisici o patologie, di selezionare essenzialmente delle latifoglie e non conifere, in quanto la presenza della resina produce un'interferenza nel segnale, quindi per la strumentazione. Abbiamo quindi predisposto un verbale di campionamento che contiene i dati essenziali preliminari per le attività di fitoscreening e i cui dati sono essenzialmente acquisizione dei dati meteoambientali come temperatura e pressione, la data dell'ultima pioggia e le caratteristiche principali degli esemplari che noi andremo a campionare, quali le specie, le coordinate, la lunghezza del tronco, il diametro del tronco nel punto di campionamento, l'altezza del punto di campionamento ed anche la lunghezza della microcarota che estrarremo dal tronco. Le tecniche di campionamento che abbiamo previsto sono di due tipi. La prima è quella diretta e che deriva, diciamo, da studi della letteratura e che prevede il prelievo di microcarote dal tronco e che poi sono successivamente analizzate in laboratorio. L'altra tecnica in vivo è una tecnica estremamente rapida di screening proprio, anche per finalizzata alla successiva, come dire, indirizzare meglio il campionamento diretto, e consiste nel prelievo dei gas all'interno dei fori praticati nei tronchi d'albero, successivamente all'estrazione della microcarota, ed analizzati direttamente in campo, quindi in tempo reale.
E questa diciamo, tecnica l'abbiamo messa a punto noi del distretto di Chieti. I materiali per effettuare i campionamenti sono innanzitutto un campionatore incrementale succhiello di Pressler, normalmente utilizzato in ambito forestale, e dei contenitori Devial da 40 ml che normalmente si utilizzano per i campionamenti dei terreni e delle acque per diciamo, le analisi dei solventi. Oltre all'utilizzo di paste antibiotiche che vengono appunto per sigillare e preservare poi i fori che vengono praticati negli alberi. Mentre per il campionamento in vivo dobbiamo disporre, oltre al campionatore, anche di una pompa elettrica a basso flusso con relativa tubazione in nastro in teflon, delle fiale colorimetriche che selezioneremo in funzione dei composti che andiamo a ricercare, un analizzatore portatile per gas per definire, diciamo, misurare la temperatura e la pressione atmosferica. Vediamo il metodo proprio di campionamento diretto. Il campionatore viene posizionato all'altezza definita, dopo aver rimosso la corteccia viene quindi inserito all'interno e fatto diciamo, penetrare per la lunghezza che noi abbiamo stabilito e in senso, muovendosi in direzione, cioè posizionato in direzione ortogonale e muovendolo in senso orario. Dopodiché dalla parte centrale del succhiello viene estratta la microcarota, che è appunto il cilindretto di legno che avrà la lunghezza che noi avremo stabilito e un diametro di circa 0,5 cm. La microcarota, una volta estratta, deve essere ridotta in piccoli frammenti e inserita all'interno del vials, per poi essere preservata e conservata fino al trasporto in laboratorio. Normalmente la temperatura di conservazione in frigo box è di 4 gradi. Successivamente in laboratorio il campione può essere mantenuto a 4 gradi e quindi poi conservato ed estratto con metanolo e quindi poi analizzato entro le 48 ore oppure può essere congelato dopo averlo però conservato in metanolo e quindi può essere analizzato entro 14 giorni. Le metodiche analitiche diciamo, utilizzate sono essenzialmente quelle che si utilizzano per i terreni e quindi dalla metodica che almeno i nostri laboratori utilizzano, che è la metodica EPA 5035A del 2002 per la fase preparativa e l'EPA 8260B o 8260C del 2006 per la successiva analisi tramite l'utilizzo di strumentazioni tipo GCMS. La metodologia invece di campionamento in vivo consiste nel utilizzare delle fiale colorimetriche che vengono inserite all'interno del foro praticato dopo aver estratto la microcarota per circa 2 cm. Dobbiamo avvolgere la fiala con del nastro in teflon per limitare l'ingresso di aria ambiente all'interno del foro. Dopodiché la fiala viene collegata alla pompa elettrica. Ora andrò molto veloce sulla parte delle fiale perché diciamo, per motivi di tempo. Le fiale colorimetriche comunque ci danno la possibilità di leggere in tempo reale una concentrazione diciamo semi-quantitativa. Sulla scala graduata, come possiamo vedere, questo è un esempio di una fiala Gastec per il tetracloretilene, la presenza all'interno della fiala in vetro del reagente al momento del passaggio dell'aria in presenza del composto cambia colore. È possibile quindi leggere direttamente la concentrazione in ppm. Concentrazione questo è diciamo, il passaggio dalle pompe manuali alle pompe elettriche. Noi abbiamo per uniformità e anche per diciamo, problematiche che erano legate all'utilizzo di pompe manuali abbiamo preferito utilizzare delle pompe elettriche così come viene effettuata all'interno dei campionamenti per il Solgas. Abbiamo quindi trasformato le indicazioni della casa produttrice della fiala, cioè il quantitativo di aria che deve essere fatto passare all'interno della fiala, con il tempo di campionamento in funzione della portata che abbiamo scelto. Ad esempio noi abbiamo fatto i campionamenti a 0,2 litri al minuto e quindi abbiamo calcolato per 50 ml 15 secondi di tempo di aspirazione oltre ai normali 45 secondi di tempo di reazione nel quale andiamo a leggere la presenza o meno del contaminante. Esistono poi alcune fiale che necessitano di ulteriori fattori di correzione sia per la concentrazione che la temperatura e la pressione. Ecco la necessità di avere un gas analyzer.
Queste sono tabelle riferite alle principali fiale colorimetriche, le varie case produttrici, dalla Gastech, la Unifos, la Kitagawa, con i vari composti e le diverse concentrazioni a seconda del composto. In definitiva, la metodologia del campionamento del phytoscreen si può riassumere in tre step principali, che abbiamo detto: definizione delle caratteristiche ambiente, delle specie da selezionare, quindi la fase di campionamento della microcarota per le successive analisi chimiche, e la fase immediata di controllo in campo direttamente con fiale colorimetriche. Questo poiché tra, diciamo, le tre attività, sicuramente quella più costosa è quella delle analisi in laboratorio, poter fare uno screening in campo degli esemplari che presentano contaminazioni più elevate, o comunque che presentano contaminazioni, può essere un ulteriore fattore di abbassamento dei costi, oltre a darci un segnale immediato del sito se è presente o meno una contaminazione, considerando anche il fatto che questa tecnica non prevede l'utilizzo di, ad esempio, mezzi pesanti, quindi dover accedere a rare che possono essere di difficile appunto raggiungimento, può avere già uno screening iniziale che ci dice che in quell'area è presente una contaminazione nel sottosuolo, sicuramente serve per migliorare e abbattere i costi. Ora vi illustrerò un caso studio nel quale abbiamo diciamo, eseguito tutte le varie fasi che vi ho appena descritto. Siamo in presenza di un sito industriale dismesso ubicato nella valle del fiume Pescara, in provincia di Chieti, un sito che è risultato fortemente impattato da solventi clorurati, in particolare tetracloretilene, 1,2-dicloropropano, 1,2-dicloretilene, tricloretilene, e nel quale abbiamo un acquifero di circa 10 metri di spessore, il primo acquifero superficiale, una soggiacenza di circa 6 metri, e nel sito abbiamo potuto campionare diverse specie arboree poste a valle idrogeologica. Questo è uno schema, diciamo, dei punti di campionamento presenti nel sito soggetto a bonifica, e con piezometri, sonde per il solgas, e vediamo a valle idrogeologica la presenza di alcune delle piante che abbiamo campionato, che sono dei tigli, abbiamo campionato dei platani, dei pioppi, degli ippocastani e anche un noce. Abbiamo quindi definito le caratteristiche principali degli alberi, come abbiamo detto, e nella prima campagna di indagine, nel luglio 2013, abbiamo effettuato il campionamento esclusivamente ad 1 metro, quindi abbiamo prelevato da tutti gli alberi la carota a 1 metro. In quest'immagine riassumiamo le curve di isoconcentrazioni delle contaminazioni riscontrate nella falda e la contaminazione che hanno registrato i diversi esemplari di albero. In basso a sinistra vedete la tabella: abbiamo riscontrato per il parametro tetracloretilene concentrazioni di milligrammi su chilo di tetracloro all'interno delle microcarote. Analoga situazione con diciamo, il colore più scuro, abbiamo indicato anche la concentrazione crescente riscontrata negli alberi. Per il tricloretilene, ugualmente abbiamo riscontrato in 3 specie, almeno 3 esemplari, la presenza di tricloretilene. Analoga indicazione ci dava anche il solgas. La contaminazione della falda invece era localizzata in prossimità dell'area sorgente, che corrispondeva all'area di rimozione di serbatoi interrati di appunto tetracloro e 1,2-dicloropropano. Vado veloce su questa: anche per l'1,2-dicloretilene gli alberi, almeno 2, individuano la presenza dei contaminanti, così come per l'1,2-dicloropropano.
A questo punto abbiamo deciso di approfondire ulteriormente, cioè ci siamo posti dei quesiti, come si distribuisce la contaminazione lungo il tronco, qual è quindi l'altezza più idonea per il campionamento e qual è il metodo di conservazione ottimale per la microcarota. Abbiamo quindi effettuato campionamenti in due e abbiamo selezionato un esemplare, l'F3, che era centrale rispetto alle varie alberi campionati e inoltre presentava tutti i contaminanti riscontrati. Abbiamo quindi effettuato due campagne di monitoraggio a dicembre 2013 e aprile 2014. Abbiamo quindi campionato a tre quote, 0,5, 1 metro, 1,5 metro, quindi eseguendo analisi di laboratorio, quindi analisi chimiche sulle microcarote, sia effettuando il controllo lo screening iniziale in vivo con le fiale colorimetriche. Inoltre abbiamo applicato per le due campagne di monitoraggio metodi di conservazione diversi. In entrambi i casi abbiamo congelato, ma nel primo caso abbiamo conservato prima del congelamento la microcarota con metanolo, nell'altro caso l'abbiamo congelata tal quale e quindi analizzata entro i 14 giorni. I risultati ottenuti li abbiamo confrontati con il monitoraggio del 2013. I dati meteoclimatici che precedono i periodi di campionamento sono diversi, cioè quello di luglio era caratterizzato da scarse piogge, mentre quello di dicembre e di aprile presentavano entrambi era caratterizzato da intense piogge, quindi questo è un elemento da tenere presente. Questa è la prima cosa che abbiamo potuto osservare a dicembre 2013 con l'analisi in vivo. Tutte e tre i campioni prelevati, analizzati con le fiale colorimetriche, hanno evidenziato presenza di tetracloretilene. Il campione più in basso presentava 2 ppm di tetracloro, 2,2 nel campione a un metro e oltre 3 ppm nel campione più in alto, a 1,5 metro. La successiva campagna di monitoraggio con le fiale del 2014 evidenzia sempre il campione più basso, quello con minor concentrazione, anche se rileva sempre la presenza dei contaminanti. In questo caso parliamo di tetracloro, ma per motivi di tempo abbiamo riscontrato anche elevate concentrazioni di tricloretilene. Ci siamo posti quindi il problema vedendo che la difformità principale era del campione più alto, quale poteva essere l'elemento che avesse prodotto questa difformità. Quindi abbiamo verificato la lunghezza della microcarota, che corrispondeva quindi alla lunghezza poi del foro in cui avevamo introdotto la fiala. Effettivamente l'ultima carota, quella più alta del 2013, era più lunga rispetto alle altre. E quindi questo è stato un elemento di cui tener conto. Un altro elemento che abbiamo voluto verificare era il peso della microcarota e possiamo osservare come la carota più in basso, cioè la prima carota 0,5, è quella che in realtà presenta un peso maggiore rispetto alle altre. In definitiva, il risultato delle fiale colorimetriche, che Coscia ci ha consentito di dire, che sicuramente a un metro era quella più indicativa, perché in entrambi i monitoraggi abbiamo individuato concentrazioni molto simili, che la lunghezza del foro potrebbe influenzare la misura e quindi è opportuno definire lunghezze costanti in tutte quando dobbiamo predisporre un piano di caratterizzazione, e che il trend della concentrazione dei contaminanti nei due monitoraggi cresce verso l'alto. Questo però può essere ricondotto alla causa della diluizione prodotta dall'acqua di infiltrazione nella parte inferiore del tronco. Per quanto riguarda invece la parte analitica, per la fase la metodica di conservazione dei campioni, abbiamo verificato che il trend che nel tronco dei vari contaminanti riscontrati nel dicembre 2013 conservati con metanolo sono, rispetto a quello prelevato a un metro, quello centrale, innanzitutto riscontriamo sempre concentrazioni molto elevate, come potete vedere stiamo parlando di 12 mg/kg di tetracloretilene,
che era praticamente simile, estremamente vicino a quello che avevamo riscontrato nel luglio 2013, con un campione conservato tal quale e analizzato nelle 48 ore. Diversamente, il trend riscontrato nell'aprile 2014, che era stato conservato tal quale e analizzato, quindi senza averlo preservato con metanolo, ci mostra, sempre rileva la presenza del tetracloro, ma in concentrazioni estremamente più basse. Quindi a testimoniare una perdita, una degradazione del campione. Anche in questo caso il peso del campione, della microcarota, mostra un peso molto più alto nel campione più in basso rispetto agli altri. E da qui, quindi, per quanto riguarda come risultati delle analisi di laboratorio, abbiamo evidenziato un analogo trend della distribuzione della concentrazione, quindi probabilmente legato sempre a problemi connessi alla diluizione, quindi delle piogge che avevano preceduto le fasi di campionamento. L'altezza di campionamento, anche in questo caso, quella più indicativa è sicuramente quella di 1 metro, e tra i metodi di conservazione abbiamo potuto verificare che è conveniente campionare e subito preservare il campione con metanolo, sia che venga analizzato entro 14 giorni, quindi congelato, piuttosto che mantenuto a 4 gradi e analizzato le 48 ore, anche se conservandolo tal quale dobbiamo per forza analizzarlo entro le 48 ore per evitare le perdite dei contaminanti. Chiudo dicendo che quindi il phytoscreening è risultato effettivamente positivo in quanto esiste una buona correlazione tra la presenza del contaminante nel sottosuolo e la presenza dei contaminanti nell'albero, che esiste una correlazione positiva anche fra l'analisi in vivo, quindi con fiale colorimetriche, e quelle di laboratorio. Questo ci consente anche di ipotizzare quindi lo studio con il phytoscreening, nuove vie di diffusione della contaminazione nella falda o ulteriori sorgenti nel terreno, in settori che non sono, in cui non erano presenti o non sono presenti punti di controllo per le matrici ambientali, dico punti ovviamente classici, quindi sondaggi e piezometri. Verificare una diversa capacità di assorbimento nei tessuti vegetali dei contaminanti alifatici clorurati, e quindi questo potrebbe essere utile per selezionare le specie che possono essere poi utilizzate per le fitotecnologie, confermare la possibilità del suo utilizzo ai fini del monitoraggio, dell'andamento delle bonifiche e anche dell'attenuazione naturale. E riteniamo inoltre che questa metodologia possa essere utile nell'applicazione dell'analisi di rischio ecologica, passo che vorremmo applicare nel sito appunto di Bussi sul Tirino. Io vi ringrazio, qui c'è una breve riferimento di